Benvenuti ragazzi in questa nuovissima live di Indora. Come va? Anastasio. Bro, no, non c'è neanche il campanellino dietro con me. Anastasio, stavo proprio cercando di trovare una cura, una soluzione. Seguimi, seguimi. Andiamo a parlare con la torre magica, con i magotti. Ragazzi, ma che cavolo è? What? Perché c'è Luca Abete? Da Luca Abete. Ugo, Ciro Esposito Andrei. Sì, donna, proprio lì dobbiamo andare, proprio lì. Salve, c'è permesso? Salve, sì, venga pure. Allora, voi mi sa che siete la mia unica speranza. Devo in tutti i costi dare una mano al mio aiutante. E sono sicurissimo che lei, mago, avrà una soluzione al riguardo. Cosa gli serve? Beh, tipo liberarsi di questo marchingegno. Esattamente. Che, su cui sta... esatto, okay. Deliberarsi. Deve ritornare come era prima. Perché secondo noi c'è stata la sorta di, non so, una maledizione, qualcosa che l'ha colpito. Per cui è stato bloccato qua, dici? Esatto. Potrebbe aver senso. Però io sono solo un apprendista, non sono un esperto. L'esperto qua è... è il capo che è andato via, era qua fino a un secondo fa. Ma lei da apprendista non può farci una perizia e dirci qualcosa, avere qualche pozione strana? Potrei avere una pozione, aspetti, vado un attimo a prenderla. Sì, Don, forse abbiamo la soluzione. Allora, io ho questa pozione che è l'unica che sono riuscito, insomma, a reperire al momento. Che okay. Però non so se può fare al caso vostro. È questa qui. Secondo me è l'ideale, Don. Però la proverei non qui. Don, dobbiamo... ho capito cos'è la soluzione. Serve l'evento canonico. Incredibile come io già arrivo qui un secondo e già voglio far esplodere questo posto. Mi deve dare una mano. Dobbiamo... Mi segua. Devo stare qua a badare a suo non zio associato. No, serve una persona al suo esatto, vicino a lui, Don Anastasio. Sì. Io ho questo. Ho questo disco. Ok, sa bene cosa dice questo disco. Perfetto. Quindi, quando arriva il grande momento dell'urlo, ok, le inizia a spammare. E poi bevo la pozione. Qual è il mio ruolo in tutto questo, mi scusi? Lei deve assistere, essere testimone. Vabbè, ma allora mi metto un po' più, mi metto qua. No, ecco, deve essere qua, vicino, serve la sua aura qua vicino. Ecco, guardi, sono pronto, sono qua, guardo. Lei deve essere vicino a Don Anastasio, proprio così. Come lo sarò anch'io. Capito. Don, lei viene? È pronto? Perfetto. Lucia! Quante sotte ma fottuto! Butta! Lucia! Donna! Sì! Oddio, ha funzionato! Ha funzionato! Sì, adesso sei tornato! Assurdo, non pensavo che la mia pozione funzionasse, era un esperimento! Ma lei è un mago... è un mago vero! Guarda! Donna! Anzi, santo, ormai non più donne, ma Anastasio! Un po' di gas nell'intestino, suo zio. Signor Barron, lei è stato molto utile, sì. Veramente molto utile. Ah sì, che fortuna. E grazie mille anche a lei. Quanto dobbiamo pagarla per questo? Ma guardi, in realtà niente, è stato un miracolo che ha funzionato. Ve lo regalo, nessun problema. Grazie mille, è stato veramente fantastico. Allora, Anastasio, qui adesso noi abbiamo un lavoro sporchissimo da fare, purtroppo. Ma prima dei lavori sporchi, nonostante la sedia a rotelle, qui non si batte la fiacca. Cosa cavolo c'è qua sotto? Bro? Nella sala di incisione! Assolutamente sì. Devastante, mi faccia vedere? Purtroppo per mancanza di materie prime mancano strumenti e microfoni. Perfetto. È anche insonorizzata perfettamente. Sì, si vede, ottimo, ottimo. Bene, adesso abbiamo un altro problema, è questo. Dobbiamo chiedere un riscatto come si deve. Facciamo delle fotografie, ok, facendo capire che è viva ancora, e chiediamo un riscatto come si deve. Abbiamo più scelte. Possiamo cercare di incastrare qualcun altro facendo la foto in casa di qualcun altro, oppure creiamo un ambiente apposito per fare la foto. Ho un'idea.
possiamo incastrare qualcuno. Chi possiamo incastrare? Ci ha fatto qualcuno qualche torto? Cioè, Muso, ad esempio, non ci ha pagato i debiti. Cioè. Perché ho un'idea. Ovvero? Una foto dove sì. ci sei tu, travestito da Muso, col coltello in mano, ma si intravede soltanto il braccio. Erpelato penserà che sia un indizio. Andrà ad indagare, andrà a vedere le braccia di tutte le persone e poi troverà quella di Muso. Sì, sì, si può fare, si può fare. Allora, Rage, sei da solo, possiamo parlare. Ho le voci nella testa, ma sono da solo. Dobbiamo chiederti un favore che ti farà sporcare purtroppo le mani. Potresti avere delle rogne, dovresti testimoniare il falso. Devo testimoniare il falso contro... Potresti testimoniare il falso. Noi abbiamo qualcuno in nostro possesso. Ok, qualcuno che è sparito. Ah, ho capito. È il figlio di Tearless. Recentemente abbiamo ricevuto noi un torto. Qualcuno non ha voluto pagare. E parlo proprio di Muso. Che non ha voluto pagare e ci ha lanciato contro il suo scagnozzo. Noi adesso volevamo incastrare Muso per il rapimento del figlio di Tearless. E serve scattare una foto. Foto che dovresti scattare tu, dove c'è Fili Tearless e Anastasio con la skin di Muso che brandisce un coltello minacciando il Fili Tearless. Tutto ciò servirà poi per chiedere un grosso riscatto a Tearless e quindi riceverai anche tu una ricompensa. Soltanto c'è un problema: nelle foto, come ben sai, risulta chi la scatta. Tu puoi dare la colpa a chi vuoi, basta che non nomini né me né lui. Puoi dire che ti ha minacciato lo stesso Muso di fare la foto, puoi dire qualsiasi cosa. Ok? Uh-huh. Sei dentro? Il guadagno sarà alto? Sicuramente sarà alto, chiederemo una bellissima ricompensa. O paghi il riscatto, o trucidiamo sta bestia, le diamo fuoco. Non vige giustizia, quindi esatto. Si potrebbe fare. E noi stiamo facendo giustizia, pa' famiglia. Mamma dice a me. No, visto che non vige giustizia non posso avere punizioni. E allora devi seguirci. Ti porteremo nel nostro antro oscuro, nel nostro punto illegale. Là dentro teniamo tutti i film dei Me contro te piratati. Pure quello col signor S? Tutti. Allora, adesso dobbiamo capire come piazzare sta bestia. Porca zozza. No. Ok, serve una barca. No, aspetta. È spuntato in chat anche a te, Rolando. Sì. Vabbè, facciamo in fretta. Ficcala dentro la barca. Tasto sinistro. Perfetto. Okay. Zitto. Lo vuoi con un filtro strano? Meglio di sì. Esatto, bravo. Mi piace. Ragazzi, che associazione delinquere che siamo. Incredibile. Perfetto. Vediamo. È pure lui che urla. È perfetta. Nascondilo bene. Mi scusi, ma lei che sta buildando qui? Ma lei mi ha appena bucato una palla. Ma perché qua fate tutti quanti delle palle, scusate? È la zona. Ah, ok, è la zona di Chiara Palle, ho capito. Cosa facevate qua? No, stavo passando per di qua. No, passando di qua a fare un giro. Va bene, niente, arrivederci. Ok, arrivederci. Io direi che come punto questo pillar di legno va bene. Allora, io lo metterei, se dove? Qua? Qua sotto. Sì. Ok, segnati le coordinate. Emerald! Salve! Emerald, io le devo chiedere una cosa. Mi dica. Mi è tornato in mente. Ma lei ha per caso... è per caso interessato a degli alcolici, dei vini, delle cose? Sì, certo. Certo, noi abbiamo la nostra locanda, stiamo aspettando di avere dei rifornimenti per poter aprire, certo. Perché io ho dei prodotti che allora le potrebbero interessare. Va benissimo, ok, grazie mille, arrivederci. Porca puttana, dobbiamo cambiare posto. Guardi questa casa, come spawnata perfettamente. Ah, sì, la lore. Beh, questa cesta può essere perfetta in realtà, scusi. Qua sì, va bene. Sì. Segna le coordinate. Perfetto. Ok. Possiamo tornare. Quindi possiamo mettere la foto e un libro con tutto scritto. Sì, esatto. Facciamo un libro. Allora. Pronto a scrivere? Signor Tearless Raptor. Noi abbiamo qualcosa che lei rivuole indietro. Sì. Aspetta, sto pensando un momento. Okay. Non è così facile. Non è che lo faccio ogni giorno chiedere delle minacce del riscatto per il proprio figlio. Pensavo che l'avesse pensato. No, è da un po' che non lo faccio. Idea,
scriviamo al singolare, non al plurale intanto. Poi continua con: se vuoi rivedere vivo tuo figlio, porta 32 diamanti a queste coordinate dentro questa cassa. Se ha fatto tutto correttamente, dopo 24 ore riceverà suo figlio. Se non lo farà, lo riceverà lo stesso, ma a pezzi. Tra parentesi, mettici tipo come le cose della De Agostini. Capito. Perfetto. Direi che adesso possiamo spedire foto e messaggio. È giusto saltare la fila? Sì, mi dia il libro. Inviato. Ah, Don Merro. Signori, signori, c'è un grosso problema. Io sono adesso impegnato in una nobile ricerca piratesca per andare a salvare un'anima in pena. Che è successo? È imprigionato dentro a un galeone pirata, un'anima molto lontano da qui. E sono appena stato ucciso perché la nave è piena di stronzi. Ha bisogno di una mano? Sì, molto volentieri. Let's go, sulla boat. Siamo tutti a posto? Ci siamo. Sì, sì. Eccolo qua, adesso lo vedete il galeone, sì. Certo, minchia. Ah, è quel tipo là sopra. È quel tipo là sopra. Sono davanti a quel tipo. Quel tipo? Oh! Oddio, ma parla! Signor Barro, mi ha detto che è irascibile. Parla, non si preoccupi. Ha bisogno di una mano? Avete ucciso quelli che mi sparavano con le balestre? Sì, 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 ci stiamo pensando non subito. Non ci credo, fammi vedere. Sono ancora qua sotto, signor giroscopio, un attimo solo. Rotoscopio! Mi dia un altro pugno e giuro che le infilo la mia mano su per il culo. Fatto, fatto. Scendo, avete scendo. Avete ucciso tutti quei cattivoni con le balestre. Sì. Effettivamente è successo così. Ma è pazzo? Mi sembra pazzo. Eccolo, il pirata che ha salvato il grande rotoscopio. Sono proprio io, sono proprio io. Mi può raccontare un attimo chi è lei? Che ci io, fa qui? Io sono rotoscopio. Dice che si è svegliato qui dentro. Sì, credo così? Di aver mandato una richiesta di soccorso, ma è passato così tanto tempo che sono morto. Signor rotoscopio, senti un attimo, vogliamo allora andare magari in un posto un poco più all'asciutto? Perché se lei ha aspettato così tanto addio! Da essere morto. No, venga su, nuoti verso l'alto. Ma non penso possa nemmeno affogare, è uno scheletro. Venga verso il su, signor rotoscopio, su, su. Bravissimo. Di qua. No, questa non è una grossa nave, è un buco. Si rimette in piedi. No, l'altro su. No, ma no. Signora Emerald, non ci si mette anche lei, porco due. Perfetto. Salve. Salve. Oddio, salve. Sono un tuo grandissimo fan. Ciccio, possiamo farci una foto? Ciccio, facciamoci una foto, per favore, ci. No. Quanto costa? Un diamante. C'è lo shop qua. Oh, oddio, gli ho messo la mia armatura. Compro subito un ciccio e un cavo. Sono qua, sono qui. Può comprarli qui, guardi. Può comprare questi qui. Perfetto. Allora. Ma le è sembrato il caso comunque usare 5 diamanti per 5 manichini? Ma cosa siamo? Il museo delle cere? Bro, 5 ciccio gamer. Devi andare dove c'è la lana. Fatto. Ciccio. Devastante. Guarda, è pronto ad accoglierti a braccia aperte. Bello. Così però non è un po' troppo nel palo. Non perché fai su e giù. È la perfezione. Benissimo, ce l'abbiamo. Possiamo metterlo sopra come insegna. Venga a vedere da sotto, è perfetto. Vediamo. Damn bro, è perfetto. Ragazzi, perché c'è l'eclissi lunare? Insomma, da quello che mi ricordo. Ragazzi, non è che sta per succedere il classico evento canonico. Io cerco di capire subito che sta succedendo. Sì, ma no. Sono a terra. Sotto attacco, schifoso! Io mi allontanerei, sinceramente. Dici? A me è arrivata una bomba in bocca. Porca troia! Cazzi. Vai. 30 secondi. 30 secondi. 30 secondi. Fuoco! Sparo! Sì! Colpito! Fuoco! Perfetto. Preso! Oddio! Buco ha fatto! L'ultimo colpo per un altro colpo! Un altro colpo di grazia! Basta, abbiamo vinto!
Si sono arresi. Saccheggio. Sì. Saccheggio. Cosa è successo a Berro? Berro. Per terra. Non è successo.